La Costa d'Amalfi è stata da sempre una magica cornice per narrare storie d'amore, tenere, dolci, romantiche, passionali, che hanno fatto la storia del cinema rifrangendo sul grande schermo suggestivi scorci di Amalfi, Positano e Ravello. Ma nell'immaginario collettivo è Maiori, la città del cinema della costiera, set di alcuni tra i più apprezzati capolavori del regista Roberto Rossellini. Ed è proprio al centro di Maiori che, tra le mura che oggi ospitano la casa vacanza all'amore, nacque l'appassionata quanto tormentata storia tra il maestro del neorealismo italiano e l'attrice Anna Magnani. Il palazzo, esempio di architettura ottocentesca a Maiori, sorge su due piani, prossimo alla spiaggia, in posizione panoramica e in un'area di notevole interesse storico. La Casa Vacanze e l'Amore occupa parte del primo piano di un palazzo ottocentesco e appartiene da tre generazioni alla famiglia reale. A 20 metri dal mare è una sistemazione ideale per una famiglia o un gruppo di amici che desiderano trascorrere una vacanza in costiera amalfitana in piena autonomia. Completamente indipendente, ospita fino a 6 persone. Si compone di due camere da letto matrimoniali, ognuna con servizi privati e balcone vista mare. Un ampio soggiorno con angolo cucina e divano letto matrimoniale. Le camere offrono tutti i servizi per un soggiorno in totale relax. La Casa Vacanza all'Amore dispone di un solarium vista mare attrezzato con doccia, lettini e ombrellone, situato al terzo piano dell'edificio raggiungibile in ascensore. Garage privato, discesa in spiaggia privata con uso spogliatoio, ombrellone e lettino, pulizia, assistenza turistica sul posto, informazione e possibilità di acquisto escursioni presso la reception dell'Hotel Villa Romana. Casa Vacanza all'Amore. Nido ideale per una vacanza e un'esperienza da Oscar.